Oh mio Dio, da quanto tempo non aprivo una push in box? Io sono devo cominciare davvero a darci un'occhiata, perché devo contattarli ed elencargli le 6.000 box che non mi sono arrivate. Perché sì, cioè no, davvero, ce ne sono davvero tante che secondo me non mi sono arrivate, perché quando arrivano le faccio vedere anche a voi e sono certa che ne ho saltate un sacco. Ma meglio tardi che mai, ragazzi, siamo a metà dicembre, mi è arrivata la box di Natale, di Halloween. Di Natale aveva senso, di Halloween non proprio. Ma va bene, non mi stupisco più di niente, come non mi stupisco che ogni volta mi arriva la dogana. Io tutte le volte dico che dovrei disiscrivermi, ma poi non lo faccio mai. Però sì, no, davvero, cioè già costa tanto, poi la dogana, poi a volte non mi arrivano, non ne vale proprio la pena, quindi lo farò, giuro che lo farò. Ma nel frattempo godiamoci le pucciosità che sono arrivate. La box questa volta è bianca con la scritta V. E c'è qualcosa di particolare? No, mi sembra molto semplice per il resto. Forse la più semplice mai arrivata. Bene ragazzi, vediamo cosa c'è nella push in box di autunno barra Halloween. Allora, come al solito ci sono gli spoiler che io non voglio vedere, e cominciamo tirando fuori una maglia con l'effetto... Come si chiama questo effetto? Sembra quell'effetto fatto con la candeggina, ma non so come si chiama in effetti. Che cosa c'è di cuscino in questa maglia? Allora, è una felpa mediamente leggera, perché è pelosina, però il tessuto non è spesso, è leggero. Ma che carino! C'è cuscino fantasmina. Non ce la farò mai a ricordarmi che è una femmina. E come altro è tutta fatta così, l'unica cosa di cuscino è questa, carina, dai. E la metterò quando farà meno freddo, perché per ora mi metto le maglie che pesano 5 kg. Sì, sono molto freddolosa. Allora, oh mio Dio, cosa vedo nei miei occhi, raga. Oh mio Dio, la figure in vinile, la statuetta, è cuscino fantasma. Io, queste sono le cose più belle di questa box per me. Eccola, cioè, raga. Ma vogliamo parlarne? Ma quante... No, vabbè. Ci sono anche le zampine che non si vedono. Quanto è bella questa statuetta. No, vabbè, io le adoro. Non so veramente più dove metterle. Lo continuo a dire, ogni volta ci trovo il posto però alle statuette. Quindi magari ce la farò anche stavolta. Mi piace da morire, è bellissima, aiuto. Ok, ok. Andiamo avanti, calma. Facciamo spazio. E che cos'è questa roba super... Oddio. Ah, era anche una cuffia. Sapete, devo essere onesta, non so se la metterei, non tanto per Pushin quanto per questo tessuto super brillantinoso, che non è proprio da me in realtà. I glitter mi piacciono nelle creazioni, nei vestiti non esattamente, quindi non lo so, però cavolo è caldino, non lo so, ci devo pensare. Magari per uscire con gli amici così ci può stare. E se devo andare in posti un po' più seri, anche no, dai. No, comunque è molto carina. Bini? Che vuol dire bini? Non lo so. Ma è bellissimo Pushin, bellissima Pushin, che in ogni cosa che c'è in questa box è un fantasmino con la bocca aperta che fa boom, bellissima, bellissima. Poi, oh, che cos'è questa cosa? Raga, cos'è? No, vabbè, LED candle with remote control. È una candela LED con il... con addirittura il telecomandino. Però mi urta davvero tanto, devo ammetterlo. Sono sicura che urterà anche a molti di voi. Guardate la bocca. La parte rossa della bocca è stampata male, non è al centro, dannazione. Questo mi urta, penso che la colorerò con un pennarello. Però sì, è fantastica. Vediamo bene com'è. E che batterie ci vanno? No, un momento, ho sbagliato. Non penso di averne, io sono sempre senza le batterie. Non lo so, secondo me che accesa sarà carina. Spenta sembra un po' una roba molto, boh, cheap. E la stampa fatta male non aiuta, anche il colore nel fumetto è stampato male. Ma perché? Ma stateci attenti, dannazione, visto che le fate pagare un occhio nella testa delle vostre cose, magari stateci un po' più attenti. Vabbè, il telecomandino lo vedete, è un telecomandino molto carina, però sì, devo dire che sono un po' delusa dal fatto che non è curata molto bene. Visto che, come lo sappiamo, queste box costano, quindi di solito c'è la roba buona. Oh mio Dio, pom pom garland, questa è una ghirlanda. Devo distruggerla per aprirla, mi rompe un pochino sinceramente, perché tanto lo vedete in realtà. E questo filo che si appende, ci sono questi pushin che sono fatti di, non capisco se tipo pannolenci, feltro, una roba così. E poi ci sono i pom pom con i colori halloweenosi, molto carino. E sì, per Halloween era carino.
Ora siamo a Natale. Forse quello di Natale mi arriva a Pasqua. Bene, poi no, le calze. Sono già mezza aperte, ma tanto queste le apro senza dubbio. Cioè io le calze le metto sempre, le adoro. Sì, ho appena distrutto il disegno di Pushkin. No, ma quanto sono carine. Vabbè, sono lilla e nere e c'è Boeing My Best. Oh mio Dio, invece di Doing My Best, suppongo, il gioco della parola con Boo. Ok, basta. E niente, è un sacco carino. Ma cosa sto mangiando? Non si capisce. Essendo cucito non si capisce molto. Comunque sono carine insieme. Oh, adoro. E wow, rimane solo una cosa? No, due. No, che carine! Oh mio Dio! Queste sono... dai, vabbè, non riesco a girarle. Sono spille. Che carine. Qui c'è Pushkin, fantasmino che mangia delle caramelle. Qui, sì, sempre un fantasmino, credo che fa buh. Ma sono bellissime. Ecco, queste si vede che sono fatte proprio bene. Cosa potrei farmene? Perché non le attacco molto le spille, però sono così carine, vorrei usarle in qualche modo, non lo so. Infine, la scatola grande che è rimasta, eccola qui. Double Walled Glass Cup. In che senso Double Walled? Walled, non so neanche cosa vuol dire. Polistirolo, mio più vecchio nemico. No, ti prego, devo far forza nel polistirolo e lui farà rumore. Ok, ce l'ho fatta. Ma quanto odio questo materiale, mi fa schernire da morire. Ma è diversa dalla foto. Ah, ecco cosa voleva dire, che ha tipo, beh insomma, ha lo strato intorno, ma quello in cui ci va poi il liquido, vedete, che è un altro strato, diciamo. Come vi spiego bene? E ci sono tutte le decorazioni di Halloween, tra cui Pushkin fantasma, è molto carina. Nella foto era viola, forse, non lo so, forse mi piace di più così, perché poi qua si vedrà bene il colore del tè o quello che ci va. Non so però cosa potrei usarla, perché è veramente piccola, cioè ci sta veramente pochissima roba, è poco più di una tazza da caffè, anche se di dimensione è grande. Comunque è molto carina. E, sì, devo, non lo so, devo valutare se usarla, sia per la dimensione che perché è veramente fragile, non è tipo il vetro dei bicchieri a cui siamo abituati, è più sottile. Quindi piano, delicata Erika, va bene così. E vediamo dove ho messo i fogliettini, se c'è qualcosa che mi serve sapere che non sapevo. Allora, vabbè, la felpa, le pinze, ok, questo già, sì, ok, grandi spiegazioni. Oh mio Dio, che carina, questa potrei appenderla da qualche parte, molto carina. Ho visto che c'era un'altra roba, di solito non c'è, sponsorizzano il loro sito, visto che a quanto pare oltre alla Pushkin Box vendono un sacco di box. Miraculous Dunder Mifflin My Hero Academia, The Nick Box, JoJo Star Wars Friends. Insomma, ve li faccio dare un'occhiata se vi interessano, magari se vi interessa magari vedere altre box a tema. E non sembra niente male. Pushkin Box Supernatural, Nathan Pyle Strange Planet, non so cosa sia. The Office, oh mio Dio, è abbastanza demenziale. Friends e queste cose qui. E niente ragazzi, allora, questa era la Pushkin Box di, beh, di Halloween direi. È molto molto carina, però appunto, non lo so, sto veramente sempre più valutando di disiscrivermi dalla box, cosa che dico davvero tanto. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!